Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Raji An Ancient Epic. È un gioco che seguivo da molto tempo perché ricevevo numerose mail, ma non capivo esattamente di che cosa si trattasse. Ed è un racconto epico che ha a che fare con la mitologia indiana e sembra essere davvero curato. Graficamente, stilisticamente, è tutto stile indiano antico. Lo andiamo a provare insieme. This is the heart of Ed our è in story. italiano, ecco. Esce al lancio con la lingua italiana, che è già un punto a suo favore. Golu e Raji, fratello e sorella. C'è Durga che sta parlando, poi andremo a scoprire poi chi sono. Lo voglio provare insieme a voi perché ho già visto dei video, insomma mi sono già un po' informato, ma voglio in questo caso rimanere stupito insieme a voi o deluso, non lo so, ma io credo più la prima. Questo And this was their whole world. era tutto il loro This mondo, one small carnival. questo singolo piccolo The circo. other performers were their Gli friends, altri artisti di strada their erano only amici family. loro, la loro unica famiglia, si This was sentivano a home. casa. On that day before their Quel giorno, performance, prima della loro Raji took her brother esibizione, aside. Did you Raji forget aveva your brother? diment forse She dimenticato il asked him. fratellino? And she tied a rakhi to his hand. Gli legò For it al was the polso un feast of bracciale perché era Raksha. la festa di Raksha. Although it was a feast day, Benché fosse un they giorno di still had festa, coins to toccava earn. comunque guadagnarsi il pane. So Quindi Raji loro fanno walked on tight spettacoli. ropes, Così Raji hungry for the camminò sulle crowd. mani e fece acrobazie per la folla. Sembra tradotto anche molto bene. Poi i disegni sono veramente. La musica, cioè veramente c'è una cura. Non so di vincolare il prezzo, purtroppo, perché lo sto registrando il giorno prima del lancio. Ho avuto questo onore. While Golu told his puppet Mentre Golu tales of narrava coi suoi ancient times burattini dei when tempi demons antichi, di walked the quando i lands. demoni vagavano nel mondo. A long, long time ago, Molto, molto tempo fa, a demon did un penance demone espiava i suoi for mali. showing Per such la devotion, devozione Brahma blessed him with si immortality. dimostrata Brahma lo benedico il Mighty dono Mother dell'immortalità Kali. e l'arma più potente di tutte. L'ho tradotto veramente bene, dato che ho sbagliato a leggere io per un accento. Upon receiving, Dopo he averla united the ricevuta, egli demons riunì to i wage a demoni war. per dichiarare guerra. Sì, come avete capito, ci sarà un demone cattivo, questo lo Bhumidevi sapevo urged già. him to strike. Bhumidevi lo esortò a fermarsi. Poi, se siete degli appassionati di, appunto, di cultura indiana, è veramente il gioco per voi. Ma lui la uccise spietatamente senza esitare. This angered Shiva L'episodio greatly. fece infuriare Shiva. And he stomped. Dividing the continents. Separando i continenti, così i demoni finirono persi And per the demons sempre. were forever lost. But as he spoke, Ma mentre the skies parlava, i darkened, cieli si oscurarono and the earth shook. e la terra si scosse. And other figures E gli dressed altri in personaggi robes vestiti da demoni strode marciarono through tra the la folla. crowd. These were not Ma non masks. si trattava di maschere. This was not a child's tale. E quella non era una fiaba per bambini. Vanno un po' veloci i titoli, i sottotitoli, però ci proviamo. As the demons turned to Mentre i slaughter, demoni si davano Raji alla tried to reach carneficina, them. Raji cercò di raggiungere il fratello. He'd been hurt. Era He was stato strong. ferito e aveva She knew paura. she must protect E him. lei sapeva di doverlo proteggere. But in that moment, Raji Ma nulla di failed. quel che Raji fece For the Garasura bastò, demons insomma, took perché i over. demoni di Gardasura le sottrassero, ok. Introduzione anche parecchio lunga, devo dire. È uno stile grafico particolare, in parte che vabbè, è tutto stile indiano, ovviamente, ma guardandolo graficamente mi ha ricordato anche Nier Automata per alcune trovate a livello di grafica, perché si alternerà tra platform, tra hack and slash. Lo vedremo, però l'ho trovato veramente, veramente molto, molto interessante. Eccolo qua. Graficamente io lo trovo meraviglioso. Vediamo un attimo anche il sistema di movimento, perché io non lo sto giocando col pad. Io credo si presti molto per il pad, però ci proviamo, vediamo se riusciamo a giocarci anche con la tastiera.
Adagi, mi dispiace fratellino. Vabbè, ci muoviamo con Vasd. Intanto vediamo un attimino che cosa dobbiamo fare. Allora, il gioco ci fa camminare molto molto piano. Guardate anche le gocce dell'acqua che cadono sulla pozzanghera. Vedete, adesso abbiamo uno stile grafico di tipo platform. Poi la visuale girerà. Che posto è questo? Sì, questo è sullo stile un po' di Inside, di Limbo, insomma. Ma neanche. Qua adesso già stiamo correndo. Vishnu è così giovane. Vishnu sta parlando, la divinità. Una bambina ricorda le parole di Shiva. È un peso troppo grande da caricare sulle spalle di un mortale. Sarà forte abbastanza, e direi di sì. Poi io apprezzo tantissimo queste trovate, poi vestiti, tutta questa cura di cultura e... Ah, eccola lì. Questa è... come si chiama? Mannaggia, adesso me lo dirà con tutte quelle braccia. Devo dire una cosa, il portare video mi ha portato, diciamo, a conoscere sviluppatori di ogni parte del mondo, Cina, America, Sud America, Europa, Nord Europa. E forse è una delle pochissime volte invece che ho a che fare con un prodotto indiano, di tipo indiano. Però devo dire che per quanto io non sia uno che ami viaggiare, sono sempre molto affascinato da tutto quello che vedo. Videogiochi hanno fatto tanto da questo aspetto per me, perché comunque io non ho mai apprezzato moltissimo. Apprezzato non è la parola giusta, però diciamo non ho mai, non mi sono mai interessato, ecco, anche su tutto quello che è più orientale. Però, perché io sono sempre stato molto occidentale, vedete i castelli, quel medioevo mi è sempre piaciuto molto. Però, ad esempio, ho giocato a Total War Shogun, mi è piaciuto tanto, anche il fatto dei castelli fatti così. Vabbè, ci danno quest'arma epica con cui andremo a liberare il nostro fratello. E come sempre questo è un video per mostrarvi che cos'è il gioco. Perché ovviamente, sapete, io me ne ho fatto un'idea guardandolo nei mesi passati, ma una volta adesso provato, ho visto comunque prima di fare il video, il gioco era tutt'altro. Allora adesso saltiamo. Non è serena, sta pensando con il cuore, non con la testa. Figo. Perché ci si muove sempre con Vasd, col tasto E ci si lascia andare. Ok, molto bene. E poi si rotola. No, il sonoro veramente... Adesso probabilmente lo sentirete basso perché io privilegio la voce. Però, mamma mia, l'acqua, il rimbombo interno, veramente... Ah, ok, qua ci si arrampica. Poi se c'è qualcuno tra di voi che... è appassionato, se ne intende, di mitologia indiana, mi dica chi è Durga, insomma, se conosce. Allora, è tutto piuttosto guidato nel senso che non dobbiamo avere una precisione chirurgica nel saltare, e questo è un bene, ma a parte io adesso che ho fatto un po' di casino, però vedete che ci basta restare girati nella direzione e lui salta già in automatico dove dobbiamo andare. Ho visto anche delle belle scene di combattimento.
E poi di là. Olè. Vai, vai, vai. Vada, vada. Sta imparando a riflettere. Ah, adesso si combatterà anche. Siamo in pieno tutorial. Per salvare il fratello Raji dovrà affrontare i demoni. Aveva il Trishula nelle sue mani, un dono di grande potere. Era stato benedetto da Brahma, Vishnu e sì, e Shiva, e l'avrebbe aiutata a resistere contro lo spaventoso nemico. Ma si trattava anche di un'enorme responsabilità. Per brandirla aveva bisogno di forza, coraggio e fede. Molto interessante. Va bene. Siamo in un... E? Ah, Liberia, qualcuno di voi ha visto mio fratello? L'altro carretto. Vai, prima che ritornino. Ok, adesso si combatte, figo. Allora, qua non si può andare, sì, si può andare di qua. Vediamo un po'. Dove lo state portando? Povera bambina. Sentite poi le voci delle divinità che parla. Troverà un modo, ok. Troveremo un modo di aprire questa porta. Andiamo. Allora. Vedete la visuale che gira in base a... Adesso è diventato... Adesso torna, diciamo, la grafica platform. Possiamo andare di qua o di là? Proviamo ad andare di là a vedere cosa c'è. Sembra un'arena. Ok. Rotolo. Bello. Sembra quasi che mi stia già un pochino... targettando, ma in realtà è dove avete il mouse. Dove avete il mouse? Lui va a puntare. Figo questo. L'attacco così è veramente. Olè. Vabbè, qua continuerà all'infinito, quindi va bene, dai. Beh, facciamo quello che dice. Vabbè. Capito, abbiamo capito. Voglio i nemici veri adesso. No, non possiamo. Dobbiamo per forza fare quello. Vediamo cosa fa. Allora. Lì salta. Rotola e rotola. Ok, proviamo. Salta. Vedete che qua. No, me lo lascia fare. No. Lì. Rotola e poi rotola. Ok. Sì. Vabbè, aspettiamo adesso, vediamo se riusciamo a farlo. Ah, ok, dovevo ucciderli rapidamente. Il senso era quello. Ok, con spazio schiviamo, ok. C'è una, tipo una boss fight, adesso diventa... molto interessante. E, dobbiamo premere... Al demone in pugno, allora per la fine della sua vita, fantastico. Shift sinistra invece, interessante, perché si può andare a sparare a distanza alle cose. Abbiamo attivato questo ponte. Ah, possiamo fare anche una cosa del tipo di lancio. A
Allora, ah, ok, spazio più questo e spazio più questo. Ok, stavolta ce l'abbiamo fatta abbastanza rapidamente. Spazio più spazio, 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 spazio. Sì, vabbè, questa è un po' tediosa come cosa perché dobbiamo essere molto veloci e non possiamo uscire fino a quando non l'abbiamo fatto. Ah, col tasto destro, spazio più tasto destro, spazio più tasto destro, spazio più tasto destro, ok. Oh, adesso abbiamo ancora. Dolore. Mi domando solo se. Ah, possiamo anche sparare così? Ah, in sotto di loro vedete la vita, con in quei trattini, insomma. Gialli, ok, fantastico. E la final, com'è, la fatality. Va bene, si va avanti. Vedi, figli miei non sono forti come te. Salve. Ah, questi invece non sono boss, sono dei mostriciattoli che si affrontano così. Non, ah, ok, spara così. C'è da prenderci un po' la mano come combattimento perché non è. No, oddio, non sono boss. Ci mettono un attimino a morire pure loro. Olè. Ok, questo invece lo sistemiamo a distanza. No, si incazza e viene qui. Allora. Lo attacco a distanza. E sotto di noi invece vediamo appunto i petali che sono la vita, la nostra vita. Sì, questo c'ero arrivato che dovevo saltare. Ah, doppio salto posso fare. Vediamo. No, non ha fatto il doppio salto, ma va bene, adesso saltiamo su. Bello, 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 davvero, davvero bello. Niente da dire. Non so dire ancora il prezzo, come dicevo, quindi non posso giudicare sicuramente. Ah, tenendo premuto si scende così. Posso giudicare, diciamo. Cioè, il gioco è fatto bene. Senza proprio ombra di dubbio. Addirittura con la E si attacca così. Ah, ma. È molto interessante come cosa. Perché ci sta insegnando a combattere sfruttando l'ambiente. Sì, va bene, ma. Scusate, ma. Sono morto. Bene. Doveva succedere. Prima o poi. Vabbè, ripartiamo da qui, va. Allora. Si riparte dai mostri. Ok. Vabbè, adesso non facciamo minchiatone e attacchiamo semplicemente come sappiamo fare. L'arena è questa, quindi vedete che non ci si può spostare fuori. Però con il lancio a distanza diciamo che uno l'ho già terminato. Fantastico. Molto bene. Andiamo avanti. C'è qualcosa là? Amrit Bund. Il nettare dorato, frutti dell'uccisione di un demone. Ok. Ok, quello lì ci cura. Ok. E questo? Il mandala mostra ogni persona il suo passato. Che spettacolo! Bisogna girare questo affare qua. Che bello! Allora, iniziamo da più vicino. Così. No. Così. Scusate, ho avuto un piccolo problemino. Allora. Ok, sembrerebbe a posto, no?
Però peccato che sia tutto sfasato, quindi basta ruotarlo leggermente. Scusate, ma non... Che cacchio? Ok. Ma... Ok, giusto. È tutto giusto così. È giusto. E poi manca l'ultimo che è così. Ok. Golo è io. Eh sì. Bene, possiamo fare qualcosa adesso qua? No. Dove devo andare? Di qua. Cioè? Spazio. Ah, però. Cioè salto lì e poi il tasto destro. Ah. Bah! Che bello! Scusate, ma devo sempre usare questo espediente qui che mi consente di fare un po' più il paraculo. Oddio, sta facendo una mossa. E sto per morire. Mentre sto per spappolarmi. Eh no, abbiamo bisogno di... Ok. Ah, oh, mi sono curato, per fortuna. Ok, un altro è andato. Sono molto bravo, eh. Ok. Combattimento bello, bello vario. Devo dire. Bello vario. Cos'è questo? Niente. Siamo proprio in pienissimo tutorial. Spazio in mezzo e poi... Oh sì, ok. E poi spazio e poi il destro. Ah, da qui, ok, spazio. Ma fa un po' quel cazzo che vuole, però. Ok. No, in realtà no, non fa quel caso che va, è che probabilmente col pad è più semplice. Siamo in pienissimo tutorial, abbiamo già combattuto un botto. Uno è andato, dai, me lo sto cavicchiando, dai, stavolta. Il secondo è andato. Vediamo cosa fa questo. Molto bene. Un santuario per Kali. Kali non era quello con le braccia. Può farne uso se fa attenzione, vediamo. Mi potenzio l'arma? O è un save? Q. Ah, ok, stiamo imparando i poteri nascosti di questo bastone. Non so però quando posso lanciarlo, questa cosa della Q. Che dici per me è qua? Ok. Posso rilanciare nuovamente l'abilità. Ok.
scusi, ok, fine. Va bene. Ah, ancora? Ah, probabilmente ho riutilizzato il santuario, quindi ho perso la... Ho dovuto iniziare il combattimento. Vabbè, dai, intanto. Allora, ci è stato insegnato di tutto e di più, cioè come saltare sugli ostacoli, girarci sui pali, insomma, e fare un botto di danno ai nemici, ma... Sono quasi morto io, però. Sì, infatti, sono decisamente morto. Quindi adesso facciamo solo quello che dice lui e usiamo la Q una volta sola. E basta. Vediamo intanto cosa ci aveva detto, ma... Allora, e... Carichiamo sta cosa, venite tutti qui. E Q. E almeno due li terminiamo, il terzo magari ci pensiamo a parte. L'altro lo variamo a parte. Ok, siamo pieni vita, quindi... Ok. Ok, fine. Ah, ce ne sono ancora. Ok. Quindi sono veramente due. Non è neanche facilissimo, eh. Probabilmente, ripeto, col pad deve essere un'altra cosa da giocare. Perché è più o meno ostico. Sono già praticamente morto. Allora, uno è andato. Adesso vediamo se riusciamo a sistemare gli altri. Calcolando anche il fatto che sparano a distanza, non è semplice. Allora, io adesso mi ricarico, me ne frego e vado così, perché mi avete rotto le palle. Uno è andato e due. No, continua, senza uno solo però stavolta. Voglio ricaricarmi. Posso? No, non mi ricarica. Cali. Ah, ma questo qua è proprio il bossone finale. Beh, dai, stiamo andando bene. Ok, boss andato. Arrivederci. Ok, si può andare avanti, finalmente. Devi ammettere che si dimostra promettente. Ok, salta. Le sue abilità saranno messe a dura prova. Ma non è questo che intendevo, che se sarà forte. Un falò. Mahisha Asura, il mutaforma, il demone bisonte. Questo sarà, se non ricordo male, il demone, l'antagonista della... Bello che si va comunque a esplorare la mitologia, come ho già detto. Allora. Nessun uomo poteva ucciderlo. Ci stanno raccontando ancora tutta la storia. Cioè, guardate che belli i disegni, che bello... Allora, qua intanto stiamo andando a scalare, quindi abbiamo sbloccato, tra virgolette, un'abilità che è quella appunto con l'attacco Q usando quel santuario. Stiamo andando avanti, stiamo guardando sempre più nuovi dipinti sulla cultura, sulla mitologia. Qua c'è una campana lì. Ok, ok. Allora ragazzi, io mi fermerei qui perché sta diventando comunque sempre più interessante, stiamo andando sempre avanti più con la storia. Fatemi sapere che cosa ne pensate di Raji
questo nuovo gioco con ambientazione indiana. Non so dirvi, come vi ho già detto, il prezzo. Comunque, il sottotitolo del gioco è An Ancient Epic, Raji: An Ancient Epic. Fatemi sapere che cosa ne pensate e eventualmente, qualora ci dovesse essere un plebiscito qua nei commenti, lo porterò con un nuovo video. E qua impariamo il doppio salto perché diciamo che il tutorial non è ancora finito, intanto siamo morti. Lo porterò con un altro video di approfondimento sul proseguo di questa avventura. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao.